Io vado avanti da dove ci siamo fermati stamattina praticamente, cioè i nostri amici microbi. Allora, stamattina abbiamo cominciato a vedere tutti gli effetti benefici e importanti che i microrganismi fanno nel terreno, nel senso che senza di loro le piante non potrebbero nutrirsi, se non si nutrono le piante, gli animali, tutti quanti, noi compresi, non si potrebbero nutrire. Quindi il grande problema di oggi, che veniva fuori anche dal discorso del professor Dinelli, quello della sterilità dei terreni, è la grande problematica che ci troviamo davanti. Nel senso che i nostri amici microbi, da dove arrivano dentro di noi, dove fanno funzioni importantissime, che poi adesso vedremo, arrivano esattamente dal cibo, e cioè dalla terra. Se la terra è sterile, il cibo è sterile. A noi continuano a inculcare che un cibo è sano se è sterile, se non ha microbi. Non è affatto vero. Se un cibo è sterile, è morto. Basta, questo è il punto. E non ci può nutrire. Perché non ci può nutrire? Proprio perché viviamo in un mondo che è completamente immerso in un flusso di microrganismi. Allora, c'è questo dato che sta emergendo con sempre più chiarezza e che negli ultimi 10 anni ha portato a delle scoperte molto, molto importanti, che dal mio punto di vista stanno proprio cambiando tutta la biologia. Perché? Perché sia la fisica da un lato con i suoi strumenti, sia la biologia oggi dall'altro, stanno confermando praticamente con il metodo della scienza classica, normale, la teoria olistica, cioè che tutto è uno. Siamo inseriti in un unico grande sistema dove tutto è in connessione con tutto. E quello che la rete delle reti, quella che mette tutto in connessione, e tutto intendo veramente tutto, sono i microbi. Sono questi poverini, famigerati microbi, che in realtà sono il tessuto connettivo di tutto ciò che vive. E per esempio, una delle scoperte che a me personalmente hanno proprio molto emozionato è stato questi studi che sono stati fatti da una donna, una scienziata veramente fantastica che si chiama Susan Simard, che ha studiato le foreste della British Columbia. Da 20 anni le sta studiando e ha trovato che cosa? Che praticamente tutte le piante sono fra loro in comunicazione. E non solo sono in comunicazione, ma si comportano in una maniera che non era sospettabile, cioè ci sono proprio i cosiddetti alberi madre, che sono i più antichi, sono i più grandi, sono quelli che sono i punti di snodo di questa rete sotterranea che connette tutta la foresta. E da questi alberi partono sostanze nutritive, partono ormoni, partono funghi che servono a connettere sempre fra di loro tutte le piante. Cioè la rete sotterranea che unisce la foresta e la rende un organismo unico è fatta di micorrize, che sono funghi, sono praticamente una simbiosi tra cellule di funghi e le radici delle piante.